Gigi, raccontaci questa tua teoria del golf al contrario. Oh mamma. Beh, semplice in realtà, sembra una roba strana, Back to the Future, ma in realtà è semplicemente giocando mi sono accorto che il periodo in cui tiravo meglio i colpi al green era quando mi sentivo in realtà molto forte sul gioco corto. Tiravo bene il drive quando mi sentivo molto forte sui ferri. Questa cosa a un certo punto mi ha fatto riflettere sul fatto che probabilmente in realtà la vera forza non è tanto nel colpo in sé quanto nella tranquillità in cui lo vai ad eseguire. Esatto, su questo ti posso dare ragionissima e lo si vede anche giocando tantissime gare. Quando abbiamo da fare un colpo che o non ci piace oppure siamo troppo sotto pressione, abbiamo paura di sbagliarlo o non siamo sicuri del risultato che andremo a fare, il più delle volte viene fuori una schifezza. Quando invece andiamo tranquilli e rilassati perché consapevoli del fatto che quel colpo ci può venire o che comunque se anche sbagliamo possiamo recuperare con facilità, a quel punto il colpo viene meglio. E quindi perché al contrario? Al contrario perché effettivamente si parte dal green e si torna verso il tee come idea, ovvero più sono bravo a fare i putt corti, più patto bene i putt lunghi e gli approcci. Perché più sai che puoi mettere in un range più ampio, più quindi ampio. Li giochi molto più tranquillo. Esatto. Andando indietro, più a quel punto sono tranquillo sui colpi di approccio, più tiro facilmente i colpi al green perché sono più sicuro che ovunque la butti, in qualche modo mi porto a casa un risultato decoroso. Sai che anche in caso di errore comunque un par non è assolutamente possibile, anzi molto frequente. E andando sempre a ritroso, se so a quel punto di avere una tranquillità sul colpo di secondo al green, il primo colpo lo gioco senza già pensare devo fare chissà che cosa per metterla lì, perché poi se no metto in gioco la palla. La metti nei paraggi? Sì, metto in gioco la palla, quindi basta che la palla rimanga in una zona giocabile nel mio caso per tirare il secondo colpo al green, e questa cosa andando appunto alla rovescia mi dà una sicurezza poi su tutto il gioco, che non è la stessa cosa invece se la ripensi e la ripercorri in senso lineare, come sarebbe, cioè il tee di partenza è stressante perché devi metterlo in una condizione per cui poi il colpo al green sia buono, perché se no, se non la metti bene in green puoi fare tre putt o approcci due putt, insomma ti vai ad incastrare il cervello. Sì, il mio sicuramente, andavo veramente in pappa. Da quando ho cominciato ad avere questa idea di giocare al contrario, quindi di migliorare i pezzi dal green verso il tee di partenza, effettivamente il gioco è migliorato tanto. Quindi quando vedete Gigi che si sta allenando in putting green è perché vuole tirare meglio il drive. Ci sta. Ci sta.